Amici, benvenuti in questo nuovo video. Vi voglio ringraziare per i 56 iscritti. Ultimamente eravamo a 54, adesso due persone si sono iscritte al mio canale. Adesso ringrazio il 55esimo iscritto, scusami, 56esimo che non ti ho visto. Non mi arrivano alcuni, solo di alcuni mi arrivano le notifiche, quindi scusate. Quindi allora, grazie a nuovo iscritto ad Original Fox e anche al 56esimo, quindi ho messo anche la nuova foto del mio canale. Vabbè, si vede tutto al contrario. Vabbè, io che giocavo a Porto Allegro a Pescara con la mia squadra di calcio in cui vado a scuola calcio. Quindi niente, 38 visualizzazioni per il video. Abbiamo capito che se vuoi diventare, non di successo, però se vuoi avere molte visualizzazioni, cercherò di concentrarmi molto sugli shorts. Farò sempre quei classici video, questi classici video come questo, però vorrei fare più gli shorts, perché visto che danno tanto successo, e poi una volta che avrò comunque un buon numero di iscritti, fare dei video, quindi ogni settimana non vi disiscrivete che non ve ne pentirete. Vi se siete di Pescara mi potete pure incontrare proprio allo stadio se volete. Vi faccio vedere, vi faccio magari presentare il canale, vi faccio salutare come i miei fan. E poi niente, a 60 iscritti sarebbe un grande guadagno. Poi traguardo. Parliamo di Pescara Pontedera. Pescara Pontedera 1-0, grazie a Mero al 44esimo. Partire a giocare brutta per Cascione, l'unica cosa bella è che non abbiamo subito il gol. Io, come ho detto nel video, partita che si assomiglia tantissimo alla prima di Bucaro contro Lucchese, anche se qui perché si è difeso meglio, perché contro Lucchese la partita è molto molto brutta. Contro il Pontedera, almeno il Pontedera aveva avuto anche quelle occasioni che comunque se le sono mangiate, quindi niente. Merola, bel gol, bella azione da gol. E poi niente, come al solito. Attenzione adesso perché il Gubbio passa sul Sessi Levante. Attenzione al Sessi Levante che è 13esimo, 38 punti a meno 3 dalla zona playoff. Sessi Levante sta facendo un grandissimo lavoro. Pineto invece che se ne sta calando. Quindi attenzione, però comunque dobbiamo stare attenti all'Arezzo che è a meno 1 da noi, perché l'Arezzo continua a vincere e anche comunque, lo stesso Pontedera, basta comunque una sconfitta a Cesena, Pontedera e Arezzo vincono, cosa che dovrebbe, non dovrebbe nemmeno essere tanto difficile, perché Arezzo è la Juventus Gen, che è comunque una squadra che ti farebbe creare difficoltà, anche il Pontedera contro la Virtus Entella, che abbiamo capito ormai la Virtus Entella in questa stagione ha momenti alti e bassi. Quindi niente, speriamo bene per la prossima Cesena. Dai, speriamo che andiamo tutti a Cesena, tutti noi tifosi, solo che io purtroppo non ci vorrei, non, ci, non è che non ci vorrei, non ci vorrei andare tantissimo, però non ci vado, sia perché 16:15 ci sta tantissimo, perché è sabato, però che la situazione non è tanto bella, vabbè, poi già vado a tutte quelle allo stadio, poi se bisogna prendere distanti con la Cesena, sinceramente non ci vorrei andare, quindi in bocca al lupo a noi biancazzurri che giocheranno a Cesena, speriamo bene. Niente, ciao ragazzi, al prossimo video metterò i 60 secondi di questo video che è durato pochissimo, vabbè, principalmente per ringraziare gli iscritti, ma anche per niente, così. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ci rivediamo sia al posto partita di Pescara Cesena, alla prossima reaction allo stadio, ma poi chissà perché magari anche ritorno a giocare ai videogiochi. Ciao!